giusto. Come commenta quello che è accaduto dopo la macelleria? L'esatto, diciamo, è il danno più grande che potessero fare alla manifestazione dei ristoratori e delle attività sportive. La buffonata fatta alla macelleria ha compromesso l'immagine di una manifestazione pacifica, i diritti e le rimostranze di tanti ristoratori, baristi, gestori di palestre che erano venuti a manifestare un disagio legittimo. È stata una buffonata molto grave perché a Pesaro le leggi si rispettano, a maggior ragione durante una pandemia, molto grave perché ha messo a repentaglio anche la salute, credo, di molte persone, perché non c'erano mascherine, mi pare che dalle immagini che ho visto c'erano anche problemi di sicurezza, e non si affronta con sfacciataggine in quel modo le istituzioni e le forze dell'ordine. Anzi, fatemi fare i complimenti al questore, al prefetto, alla polizia municipale, perché hanno gestito con grande intelligenza la chiusura del locale, che è stato chiuso, evitando scontri, evitando colluttazioni fisiche come abbiamo visto in altre città, però sono provocazioni molto gravi e io ho chiesto da subito il pugno duro, perché cose del genere non devono capitare, innanzitutto per rispetto di tutti gli altri che ieri hanno chiuso, hanno rispettato le regole, hanno rispettato la legge e non vanno in giro a fare buffonate pericolose come sono state fatte alla macelleria. Per un po' di pubblicità personale si è buttato discredito su una categoria che non lo merita e al tempo stesso si è fatta una cosa molto, molto, molto pericolosa. Quindi ho chiesto il pugno duro, hanno fatto un ottimo lavoro, il locale è stato chiuso. Non è chiuso solo per 5 giorni, come qualcuno ha detto. Questa è la chiusura immediata che può fare la Polizia Municipale. Adesso la palla passa al prefetto e al questore e starà a loro definire quali sono i reati commessi, le punizioni di conseguenza, le sanzioni o le ripercussioni penali alle quali il titolare del locale e forse anche i partecipanti andranno incontro.